per la prima volta diamo i risultati tecnici e scientifici di questa è stata l'esperienza che abbiamo fatto a Dubai con la piattaforma che illustrerà poc'anzi. Abbiamo monitorato anche l'attività che è stata fatta, che ci ha fatto capire come in questa azione che abbiamo fatto sull'Agri-Food l'Abruzzo è entrato nei mercati internazionali, la conoscenza e la percezione del territorio Abruzzo per la prima volta ha occupato degli spazi internazionali. Dentro questo tipo di ragionamento, con questo sistema di business intelligence, abbiamo misurato questo tipo di attività fatta e i risultati sono oggettivamente molto positivi che danno il senso di come l'Abruzzo oggi si sta presentando al mondo, si sta facendo conoscere. È un progetto che si è avviato, è la prima parte dell'internazionalizzazione, saremo anche a Bruxelles prossimamente, ma oltre questo, a mettere a disposizione delle aziende anche questo strumento di business intelligence, quindi andremo anche a Bruxelles, ma abbiamo anche che questo progetto complessivamente ARAP farà anche di supporto per quelli che sono dei bandi nuovi di Simez e che saranno incentrati sulla internazionalizzazione per le aziende in generale e dell'agri-food nello specifico. Abbiamo visto che il marchio Abruzzo, il marchio Regione Abruzzo, il marchio dell'agri-food abruzzese ha girato tantissimo, non solo nella parte, diciamo, più interessata dagli Emirati Arabi, eccetera, ma anche nella parte che comunque in qualche modo è stata sempre tradizionalmente più attrattiva rispetto ai nostri prodotti e anche in alcuni paesi dove invece siamo meno presenti, quindi questo ci fa particolarmente piacere. C'è qualche prodotto abruzzese che ha maggiormente attirato l'attenzione? Beh, l'olio abruzzese è andato molto forte, questo perché comunque in zona, e parlo di penisola arabica, è un prodotto ancora poco conosciuto il nostro. I vini sorprendentemente hanno fatto un grande successo perché i nostri vini di punta, quindi Montepulciano, Trebbiano, Pecorino e Cerasuolo, occupano una fascia intermedia che oggi a Dubai, in particolare negli Emirati, non è occupata da una presenza importante italiana.